produzione musicale Città di Custonaci con la straordinaria collaborazione del Cedo dei Naviganti. Questo concerto rientra nella manifestazione dei 150 anni della fondazione della Società di Mutuo Soccorso fra gli onesti marinai di Trapani. Voglio esprimere in nome della banda musicale un caloroso saluto e un particolare ringraziamento al presidente comandante Francesco Bosco, al caposconsole Antonino Grimaldo e al presidente dell'Unione Maestranze Ignazio Bruno. Voglio anche salutare il nostro padre Rachid. Facciamo un applauso, grazie per essere stato con noi. Il concerto si articola di composizioni sacre e di marce funebri. La musica sacra rappresenta e raggruppa i generi musicali associati ad una tematica sacra e religiosa. Il concerto si oppone dunque a quello di musica profana. La musica sacra cristiana comprende al suo interno diversi generi e forme e copre tutti i periodi della storia del cristianesimo, sebbene in Occidente abbia conosciuto uno sviluppo a partire dal XV secolo fino a raggiungere forme estremamente ampie e complesse nel XVII e nel XVIII secolo, nell'ambito della cosiddetta musica barocca, che poi si andava via via scemando. In ambito cattolico la musica sacra è quella composta per la celebrazione del culto divino e dotata di santità e di qualità formale. In particolare si considera musica sacra il canto gregoriano, la polifonia sacra antica e moderna e nei suoi diversi generi, la musica sacra per organo e altri strumenti legittimamente ammessi nella liturgia. La storia della musica sacra vede una notevole varietà di forme, come appunto il canto gregoriano, il canto ambrosiano, il mottetto, il requiem, la missa brevis e la missa solennis. Poi in Sicilia e più precisamente in provincia di Trapani vi è una forte tradizione musicale connessa al calendario liturgico quaresimale e alla Settimana Santa. Le marce funebri diventano in questo periodo delle vere e proprie colonne sonore. Concepire i santi misteri senza le solennici melodie delle bande musicali significa svuotare l'essenziale tragicità espressa dai gruppi artistici. La ritmica dei tamburi scordati a seguito dell'allentamento delle fibre metalliche, i guizzanti colpi di piatti, gli squilli di trombe lasciano vibrare il cuore dei tanti presenti e commuovono gli appassionati. Le marce funebri, interpretate dalle bande musicali del territorio trapanese, sono caratterizzate da un tempo molto largo, per non dire larghissimo, la dinamica ha un ruolo fondamentale, la melodia è lineare, la struttura armonica relativamente semplice. Questa sera vi faremo ascoltare due composizioni, tutti e due di straordinaria bellezza, una porta la firma di Giuseppe Menente e l'altro invece del maestro Bonaffini. Iniziamo con il primo brano, Agnus Dei, è un'espressione angelica in lingua latina che significa agnello di Dio e si riferisce a Gesù Cristo nel suo ruolo di vittima sacrificale per la redenzione dei peccati dell'umanità. Con Agnus Dei o agnello pasquale si indica anche una particolare immagine della simbologia dell'arte cristiana, un agnello che porta una croce e che rappresenta appunto Cristo. Eseguiremo Agnus Dei della Missa Brevis, trascritta per banda dal maestro Salvatore Tralongo. La banda musicale Città di Custonaci, il nostro maestro Alessandro Vinci.